Diamo il buon pomeriggio all'avvocato Vittorio Melone, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vasto. Ben trovato, presidente. Ben trovati anche a voi e a coloro i quali ci stanno seguendo. Buon pomeriggio. Allora, primo di ottobre 2020, lasciamo perdere il 2020 perché ormai è un anno un po' infausto per tutti, al di là poi ancora al netto di come finirà. Intanto la notizia di oggi è che il governo sta valutando, e valutare significa uguale, tradotto, ormai praticamente applicato perché lo porterà in Parlamento, la proroga dello stato di emergenza. Questo che cosa significa la proroga dello stato di emergenza? Significa che continueranno le limitazioni anche in tutti i fori italiani, anche in tutti i tribunali italiani. Come il primo mese di ripartenza può essere giudicato sotto il profilo chiaramente degli avvocati di Vasto e quindi al Tribunale di Vasto? Ma devo dire che per noi il prolungamento delle misure d'urgenza potrebbero solo comportare qualcosa che probabilmente resterebbe comunque, cioè il controllo della temperatura all'ingresso e l'obbligo delle mascherine. Perché per il resto da noi è ripreso tutto come prima, quindi prima che avvenisse tutto questo, tranne chiaramente questo tipo di necessità e poi gli effetti che sul contenzioso ha avuto chiaramente la lunga pausa, la situazione economica che non ha favorito l'iscrizione di nuovi procedimenti, ma per il resto da noi tutto funziona regolarmente come prima. In termini di udienze lei mi sta dicendo, cioè di accesso al tribunale in termini di udienze, al netto delle limitazioni, come sì, accesso? Sì, in termini di accesso alle cancellerie, da noi funziona tutto come prima della pandemia, ribadisco con tutte quelle cautele e poi siamo passati dalle udienze a fasce orarie a ora fissa, perché è chiaro, ecco, che c'è sempre la necessità di evitare gli assembramenti. Quindi diciamo che si è ulteriormente organizzata l'attività del tribunale. E in tribunale ci si incontra poco tra di noi, perché chiaramente ognuno si presenta al suo orario, un po' come quando si ha la visita da un medico ad ore senza che si riempia la sala d'aspetto. Quindi diciamo che è venuto un po' meno questo tipo di occasione di incontro, però per esempio il contatto professionale perché già non è però il contatto fisico, è il contatto professionale, lo scambio, esatto, di idee su una causa, su un argomento, su una tematica, su una situazione di servizio. Cioè si sa che l'avvocato in tribunale non va soltanto a discutere una causa, va a fare tante altre cose. Come no, c'è anche da imparare dalle udienze che svolgono gli altri. Per il penale però devo dire questa è un'occasione che c'è ancora, è ancora praticata, come dire, perché all'indomani del primo di luglio, e quindi una volta che si è tornati ad una situazione, come dire, potremmo dire la terza fase, no? Perché abbiamo avuto il blocco totale con alcune procedure, poi la fase gestita dai protocolli, poi la terza fase che è iniziata il primo luglio, già in quell'occasione abbiamo avuto la possibilità di entrare nelle aule perché non c'era più la limitazione del poter seguire solo i propri procedimenti, perché c'era questa limitazione per evitare gli assembramenti. Poi per il resto diciamo che noi abbiamo valorizzato molto questa grande opportunità che il settore della giustizia ha avuto, perché con tutti i suoi limiti quella disciplina emergenziale ci ha dato dei punti di riferimento e quindi ha gestito la fase, come dire, della chiusura totale con qualche eccezione. Poi abbiamo lavorato dal 17 di marzo fino all'11 di maggio per i protocolli. In Abruzzo siamo riusciti ad avere un unico protocollo per tutto il distretto applicato in tutti gli 8 tribunali. E non è mica poco, Perché noi, l'avvocatura, ha espresso l'esigenza che paradossalmente noi avevamo un sistema normativo che ci consentiva un riferimento e poi però ci potevamo ritrovare che per esempio in Abruzzo ci fossero 8 repubbliche per quanto riguardava poi la scelta. Come è avvenuto in tanti altri territori fuori italiani. Vista la delega ai capi degli uffici, noi invece abbiamo tenuto molti incontri telematici con tutti i presidenti dei tribunali, i procuratori dei tribunali, della Corte e poi Corte d'Appello, che ha sempre, come dire, coordinato questi lavori. Posso dire che io ho avuto un webinar anche il lunedì di Pasqua. Più che un webinar, un incontro telematico con i presidenti dei tribunali
per il protocollo per quanto riguardava l'aspetto del lavoro, per dire il rito del lavoro da rimodulare con le esigenze della pandemia. Però siamo riusciti a ottenere che le procedure fossero uguali in tutti gli 8 tribunali. Poi trattazione scritta o da remoto era una scelta dell'ufficio anche in funzione dei problemi degli organici, della capacità delle, nelle cancellerie di poter gestire gli adempimenti conseguenti. Però in tutto l'Abruzzo la trattazione scritta si faceva allo stesso modo, la trattazione da remoto allo stesso modo, per cui un avvocato non si è dovuto preoccupare di quali termini dovessero essere rispettati per il collegamento. E questa è una facilitazione di nulla, Presidente, se mi permette. Senta, però lei nella sua esposizione inizialmente ha messo in evidenza sul tavolo, al di là della situazione organizzativamente che va bene comunque lì a Vasto, e comunque come ci ha detto anche accennato in Abruzzo, due ordini di problemi: il contenzioso inevitabilmente che sarà aumentato e secondariamente la situazione economica. Che pesa con... Sì, il contenzioso purtroppo non è aumentato. Scusi, infatti non volevo dire il contenzioso, volevo dire l'arretrato è aumentato, questo volevo dire. Ma diciamo che... infatti il contenzioso purtroppo non è aumentato. Diciamo che noi sin dall'inizio abbiamo chiesto di non trattare nei mesi della cosiddetta fase gestita attraverso i protocolli tutte quelle udienze che prevedessero la presenza di testimoni al di fuori di quelli che poi la norma stessa ha definito come soggetti qualificati, perché immaginavamo che prima di settembre l'impatto sulle persone fosse tale che difficilmente potevano decidere di venire in tribunale. Quindi, la logica era questo che imponeva, infatti. Diciamo che in questo modo noi siamo riusciti ad ottenere che il tempo che abbiamo avuto della seconda fase dall'11 maggio al 31 luglio è stato utilizzato per smaltire tutti quei procedimenti che invece potevano essere trattati o perché non richiedevano proprio la partecipazione di soggetti estranei alle parti agli avvocati o perché dovevano essere sentiti giuramenti CTU, audizioni appunto del consulente tecnico o comunque soggetti che sapevamo sarebbero venuti in tribunale, la parte offesa, carabinieri, poliziotti, quindi persone che hanno lavorato per tutto il periodo del lockdown e non avevano alcuna difficoltà ad accedere in tribunale. Poi abbiamo delle aule molto grandi. Il paradosso del nostro Palazzo di Giustizia è che fa parte dei 4 tribunali abruzzesi che oggi gode della proroga ma che dovrà essere chiuso, ma che in realtà ha fatto parte di quei tribunali che non hanno avuto neanche una persona in smart working, perché tutti i nostri dipendenti hanno una stanza dove poter lavorare. Questo non sa quale fortuna avete avuto rispetto a tante zone, non dico tutte, a tante zone del territorio nazionale. Un'altra cosa, avvocato, presidente, il fatto è che la situazione è un tribunale che è nato per essere un tribunale, non come ad esempio è accaduto a Bari. Ho sentito il suo collega di Bari, il penalista Sassanelli, che poverino ci diceva in questi giorni: siamo sfrattati in un palazzo, siamo in un momento stati collocati in un palazzo perché c'è l'inagibilità per il tribunale di Bari, ormai lo sappiamo, quasi 2 anni, siamo stati collocati non solo in 7 palazzi diversi, dobbiamo spostarci per le pratiche, ma dobbiamo fare udienze in un palazzo che non è chiaramente nato per poter celebrare udienze, di conseguenza le limitazioni Covid ci impediscono di svolgere il nostro lavoro. Dice: ma non perché noi vogliamo delle comodità, ma perché non riusciamo a dare risposte alle domande di giustizia che ci portano avanti i cittadini. È questo che la gente non capisce. Cioè che la gente, che chi dirige non capisce. I cittadini, anche in situazioni di emergenza, hanno bisogno di risposte alle proprie domande di giustizia. Per quanto riguarda l'aspetto economico, invece, avvocato, qual è la situazione che l'Ordine di Vasto ci può fotografare da lì? La situazione è chiaramente quella di un contenzioso che si è ridotto, del lavoro che in generale si è ridotto, perché è chiaro che alla crisi economica si associa inevitabilmente un taglio verso le professioni, se non quando è strettamente necessario. Il problema poi è che in alcuni casi la necessità è di chi si trova in difficoltà economica e quindi ha necessità dell'avvocato anche affinché intervenga per mediare o per gestire in qualche modo le questioni che sono venute a crearsi per la difficoltà economica. Sicuramente viviamo in un territorio dove i costi della vita non sono come nelle grandi città, quindi rispetto ad altri nostri colleghi sicuramente noi riusciamo
a gestire meglio questa fase, non fosse altro che siamo sul mare, già abbiamo potuto fare vacanza senza dover investire denaro. Però c'è da ma dire comunque anche in termini di affitti degli studi legali, presumo che siano molto più bassi rispetto a Napoli, Roma, Milano, no? Quindi. Certo, altrettanto vero, però, che il nostro mercato non è quello di quelle città, quindi abbiamo c'è lo svolto della medaglia. Esattamente. Diciamo che in questo momento, paradossalmente, riusciamo ad avere una situazione che è meglio degli altri. Cioè, quello che noi abbiamo di positivo è strumentale a questa situazione rispetto a chi vive nelle grandi città e quindi soffre di una difficoltà economica maggiore, perché anche lì poi... Quanti avvocati siete al foro di Vasto, Presidente? Noi siamo 400, noi non siamo... Ecco, quindi riuscite. Riusciamo sicuramente a gestire, voglio dire, la nostra vita quotidiana e anche appunto uno studio, però le difficoltà ci sono soprattutto per chi si è avviato da poco, che ha fatto degli investimenti, chi il mio foro per quasi il 60% è a cavallo dell'età per iscriversi all'AIGA o poco sopra. Ah, quindi siete molto giovani. Siamo molto giovani, il che significa che in tanti, diciamo che noi il grosso è fatto di chi ha investito sulla professione ed è troppo poco tempo un professionista avvocato per poter avere le spalle forti. Ha investito così tanto che non può pensare di fare altro, e nello stesso tempo ci sono avvocati che adesso si ritrovano con figli che devono andare all'università, che devono iniziare il loro progetto di vita, e quindi si trovano a vivere un secondo momento di necessità economica, che non è più tanto quello di finanziare la propria professione, perché è stato fortunato. L'università è cara, mantenersi all'università è cara, mantenere i figli all'università è cara. Sì, dare loro delle opportunità non è uno scherzo, quindi sicuramente... No, sicuramente appunto c'è bisogno. L'ultima cosa che chiedo è questo, per quanto riguarda i bonus, li avete ricevuti tutti? I bonus governativi dei 600 euro? Che io sappia, quelli che l'hanno chiesto l'hanno ottenuto, cioè da me nessuno si è... lamentato, mi ha chiesto di fare da tramite con le istituzioni forensi, con la cassa forense per poter accedere, quindi la questione si è definita, diciamo, per tutti evidentemente in modo positivo, ecco. Poi abbiamo avuto un altro bonus a livello regionale. Quindi c'era quello statale e poi quello regionale, ottimo, anche lì l'Abruzzo si è mosso in modo... Quello regionale parlava dell'incassato, mentre parlavano del fatturato, che non ha aiutato alcuni, perché proprio nel mese scelto dalla regione Abruzzo, cioè aprile 2020, la Corte d'Appello, e cioè il Ministero della Giustizia, si è ricordata di onorare i suoi debiti per i gratuiti patrocini. Fantastico! Hanno incassato soldi anche di anni arretrati hanno creato l'impedimento all'accesso dell'aiuto regionale. Ecco, cioè hanno incassato da una parte ma non hanno potuto incassare dall'altra. Però almeno li hanno presi quei debiti del gratuito patrocinio. Infatti, una cosa che abbiamo detto è che se ci riconoscevano finalmente, se ci pagavano i crediti da gratuito patrocinio, non avevamo bisogno della, tra virgolette, mortificazione, nel senso di dover chiedere... Bravo. Poi voglio dire, a casa mia mi hanno insegnato che 600 a mettere, 600 a levare fanno 1.200, quindi non è che quei 600 non hanno aiutato chi ne ha beneficiato. Il discorso è che potevamo in quella fase poter vivere anche del frutto del nostro lavoro, se solo ci fosse stato pagato, e fortunatamente... Anche perché vorrei ricordare che, insomma, il gratuito patrocinio che voi avete ricevuto non è la dispensa di un bonus, erano i soldi che voi avevate già lavorato, quindi cioè li davate già per incassati, li avreste dati già per incassati se lo Stato avesse mantenuto dei tempi accettabili e civili, insomma, il discorso è questo. E questo vi ha impedito di... Il nostro lavoro, tra l'altro, accettando di essere pagati con i minimi. È vero, avvocato. E questo non significa che però il lavoro che è stato fatto al minimo, perché l'assistito è... L'assistito, voi siete avvocati, difendete i diritti prima che le persone. Non a caso non è obbligatorio essere iscritti nelle liste dei difensori
che accettano di essere pagati con questa modalità, e anzi si devono avere dei requisiti di meritevolezza per essere iscritti, oltre che di qualità professionali. Quindi anche chi pensa, come quando si ragiona del difensore d'ufficio, probabilmente di memoria attraverso i film statunitensi, no? Sì, non è così. Tanto il difensore d'ufficio, così come chi è disponibile ad essere pagato secondo le tariffe del gratuito patrocinio, non è detto che sia una persona che non sia altamente qualificato, anzi i requisiti richiesti garantiscono proprio l'assistito, proprio perché bisogna evitare che chi si ritrova ad essere difeso d'ufficio, chi non ha la possibilità economica di essere difeso, poi non venga difeso adeguatamente. Assolutamente, scienza e coscienza, professionalità ed etica, queste sono le stelle polari che guidano la professione. Senta, Vittorio Melone, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, è stato un piacere scoprirla nella sua persona e sapere che finalmente ci sono anche situazioni che organizzativamente vanno bene. È vero che, come lei ci diceva, grazie ai numeri più piccoli c'è stata la possibilità di potersi organizzare meglio, però non è nulla di scontato, noi non diamo mai nulla per scontato. È frutto di tanto buonsenso, a iniziare dai magistrati con i quali abbiamo avuto a che fare, i quali per primi hanno detto: noi abbiamo il dovere di collaborare con voi perché per noi non è cambiato nulla, noi lo stipendio lo prendiamo tutti i mesi. Bravo. Quindi dobbiamo essere a disposizione di chi in realtà invece trae un reddito da questo. E questo sul mercato ci siete voi avvocati, non i magistrati. E chiaramente considerare che dietro tutti quei procedimenti che non vengono trattati, che verranno eventualmente rinviati, ci sono i drammi, le aspettative delle persone. E quindi la consapevolezza del ruolo che si va a svolgere, ognuno nella sua parte, appunto nel suo ruolo, nell'ambito di una vicenda giudiziaria che ha delle persone come protagonisti, ci ha, come dire, guidato ad avere buonsenso e approfittare di tutto il lockdown che abbiamo avuto per fare in modo che la ripartenza, con tutti i limiti, fosse dignitosa per tutti. Assolutamente. Da noi a Firenze si dice: la mi porti un bacione a Firenze. Ci saluti il suo ordine e la sua bella Vasto. Va bene, Presidente? Grazie, grazie a voi per l'ospitalità. Buon pomeriggio.